Provate a pensare di sera a un ragazzino che arriva con lo scooter, non conosce bene il dislivello che ci sta in questa strada, poi c'è anche il maleducato che va contro mano, ma questa è un'altra storia. E questo qua, io non voglio, per l'amor di Dio, essere né di parte né controparte, ma questa è la Napoli anche di Luigi De Magistris, che vuole accogliere tutto il mondo, sindaci compresi, però poi dimentica letteralmente lo stato in cui vivono i cittadini di questa città. Con questo noi chiudiamo questo medio-lungo servizio. A presto. Ecco qua, bravissimi, senza casco, contromano. E vabbè, queste sono delle piccole, sono la bici assolutamente a piedi, trolley che perde le rotelline nel buco. Questi sono turisti, chiaramente è inutile che ve lo diciamo, e quindi divieti di sosta non rispettati, macchine su tutte e due le file, con restringimento inevitabile della carreggiata. Quindi questo qua è via Portico alla Maddalena, Napoli. Non siamo nel deserto del Sahara, siamo nel cuore del centro storico. Questi video io non vorrei mai proporli perché denigrano la città, ma la città non ha colpe. Chi ha le colpe è chi la amministra, perché il ruolo del sindaco è, dovrebbe essere quello del buon padre di famiglia. Quindi se a casa c'è un rubinetto rotto io lo riparo, se no inevitabilmente mi troverò la casa allagata, e Napoli sotto questo punto di vista si sta allagando non poco. Questa è solo una parte, vedete la faccia che fanno anche, ciao, i turisti, buongiorno, che attraversano rovinosamente questo incrocio di buche, non incrocio stradale, è un incrocio di buche. Io vi lascio perché veramente è noioso il servizio, ma è fastidioso anche per me professionalmente dover fare queste denunce. Mi piacerebbe parlare diversamente, e spesso lo faccio, della mia città.